Guerrieri, guerriere, buongiorno. Domande e risposte. Una domanda che mi fanno spessissimo è: qual è la tecnica migliore nel Krav Maga? Quali sono le caratteristiche delle tecniche migliori in assoluto per la difesa personale? È una bellissima domanda, ho una bellissima risposta. Seguitemi. Il vero problema è che spesso ci si focalizza nel cercare la tecnica migliore in assoluto invece di cercare la tecnica più performante. Che cosa intendo con questo? Intendo una tecnica che parta dal presupposto di conoscere bene a chi è indirizzata, per il contesto a cui è indirizzata e considerando un ragionevole tempo di allenamento. La tecnica perfetta presuppone almeno tre elementi: un fisico molto ben allenato, una mente molto ben preparata e tanto, tanto, tanto allenamento. Qual è il problema invece per un contesto di difesa personale? È che chi ha bisogno davvero di fare difesa personale spesso non ha un fisico particolarmente ben allenato, non ha una mente particolarmente predisposta al combattimento, infatti la difesa personale serve proprio per evitarlo, e non ha alle spalle anni e anni e anni di allenamento. Questo chiaramente non significa che bisogna prendere delle tecniche semplicemente perché sono più semplici da fare. Questa è una generalizzazione e una banalizzazione del problema. Se dovessi citare quelli che sono gli elementi cardine per la selezione di una tecnica con questa finalità, quindi con la finalità di offrire a delle persone un percorso che sia fattibile e che consenta di raggiungere dei risultati, ripeto, per quella che è la finalità della difesa personale, individuerei questi elementi. Il primo è sicuramente la corrispondenza con quelli che sono i riflessi naturali di difesa. Il secondo aspetto è una semplicità di apprendimento della tecnica, in parte chiaramente supportato da un buon piano didattico, ma in parte che venga incontro al fatto che le persone normalmente non hanno degli skill coordinativi eccellenti e non partono da una condizione fisica atletica. Il terzo elemento riguarda un buon range di adattabilità, perché una tecnica che risolve solo un problema specifico è una tecnica che è difficilmente applicabile in un contesto di difesa personale, semplicemente perché se il problema varia di qualche virgola, la tecnica non va più bene. Invece l'idea è che la tecnica o le famiglie di tecniche possono coprire un ampio spettro di problematiche. Un altro elemento è l'efficacia, una ragionevole efficacia da subito, anche se la tecnica non è performata al meglio delle possibilità, in modo tale che la persona acquisti fiducia nel sistema e acquisti fiducia in se stessa, perché non dimentichiamolo, se la persona non crede in se stessa e in quello che sta facendo, potrà avere le tecniche migliori del mondo, che queste comunque non funzioneranno. E infine un elemento di sicurezza interna ed esterna. Che cosa intendo per questo? Sicurezza interna significa che nel progresso d'allenamento della tecnica la possibilità che la persona si infortuni nell'eseguirla e nel provarla con il compagno è bassa. Che cosa intendo per sicurezza esterna? Intendo il fatto che, perché bisogna presupporlo, anche se la tecnica non è eseguita al 100% in un contesto reale, questo non mette a rischio l'incolumità della persona oltre un certo limite. E quindi il succo della situazione qual è? Si tratta di fare una scelta netta e consapevole tra quelle che possono essere delle tecniche migliori e quelle che possono essere delle tecniche plausibili in allenamento e in situazione reale, senza per questo eludere quella che è la possibilità di miglioramenti futuri. Altrimenti stiamo facendo una partita di risico sperando che i nostri dadi facciano sempre 6.